Ciao a tutti, in questo video vi mostro i prodotti finiti del periodo per quanto riguarda i prodotti per la cura della casa. Come al solito non sono tantissimi, però insomma a questo giro sono più del solito. Allora parto con un prodotto che utilizzo e quindi mi avete visto finire e comprare spesso, è il Napisan. Questo qua è l'additivo igienizzante che io utilizzo alternandolo a quello del marchio Disinfecto. È attivo dai 30 gradi, io i vestiti li lavo sempre a 30 gradi tutti, le lenzuola, le coperte, le tovaglie, queste insomma tutte le altre cose faccio dei lavaggi con temperature più alte, però per quanto riguarda tutti i miei vestiti li faccio a 30 gradi e non ha un odore particolare, quindi non si sente sui capi, non li rovina e poi l'azione disinfettante non lo so perché non si vede, però mi trovo bene con questo prodotto, lo acquisto sempre quando lo trovo in offerta. Un altro prodotto che ho già finito varie volte, me l'avete anche visto nel video degli acquisti del mese naturali, questo multiuso della Winnis, Econatura, vegan, ipoallergenico, testato al nichel, cromo e cobalto, completamente biodegradabile e mi piace. Non ha una profumazione particolare, è buono, è delicato, pulisce bene, non dà fastidio né a me né alla gatta e lo utilizzo un po' per tutte le superfici e devo dire che mi trovo molto bene, l'ho già ricomprato. Questo non me ne separerò mai perché costa poco. È delicato ed è molto efficace, quindi lo compro e lo ricompro. Un altro prodotto che ho finito già un paio di volte è questo ammorbidente per i bebè di Chantecler, la linea Vert, che è quella naturale, ecco, morbidezza, ipoallergenico, igienizzante, additivi di origine vegetale, biodegradabile, da fonti rinnovabili. Allora, l'ho preso perché la gatta aveva dei problemi allergici, non si riusciva a capire che cos'era. Questo è molto delicato, non lo vado a utilizzare sulle lenzuola, su pigiami, però un pochino per i vestiti lo utilizzo. Lo so, in tante mi scrivete, io l'ammorbidente non lo uso, è inutile, uso il bicarbonato, l'aceto, eccetera. A me piace l'ammorbidente, mi piace la profumazione, mi piace la morbidezza che dà sui capi, vabbè. Comunque, mi trovo molto bene, è molto delicato, ha una profumazione gradevole ma leggerissima, su vestiti si avverte appena, li rende abbastanza morbidi, non come il mio amatissimo Lenore che ormai non posso più utilizzare, però comunque mi piace, credo di averne anche un'altra confezione, questo qua costa 1,70€, 1,80€, quindi un prezzo fattibile e appunto è per i neonati, quindi è delicatissimo ed è buono. Ho terminato anche il cura lavastoviglie bifasico del Prendi, elimina grasso e calcare, prolunga la vita della lavastoviglie, mi piace, è buono, credo di non averlo mai utilizzato questo qua del Prendi o forse una volta, comunque è molto economico e devo dire che effettivamente fa molto bene il suo dovere, la lavastoviglie è venuta molto pulita, brillante, ha eliminato tutti i cattivi odori, è un buon prodotto, io ve lo consiglio questo qua perché è veramente economico, non è ecologico, però costa poco ed è efficace, quindi ve lo consiglio. Ho terminato poi altri due prodotti della Winnis, uno è il detergente per i vestiti, per la lavatrice Aleppo e Verbena, materie prime di origine vegetale, efficace già a 30 gradi, e bla bla bla, insomma, Winnis Natural. Mi piace, ne ho un'altra confezione in utilizzo, è buono, ha una buona profumazione delicata che non rimane però molto, cioè rimane molto leggera sui vestiti, si percepisce appena, io ci lavo tutto, colorati, bianchi, lana, sintetici, cotone, tutto, mi trovo molto bene, l'unica cosa è che costa tipo 5€, 1,25 litri, è vero non è tantissimo, però se non avete tanti soldi, quei 5€ per il detersivo fa. Io a volte, cioè spesso compro il sole liquido che costa 1€, va bene che non è biodegradabile e tutto, però quando non si ha tanti soldi capisco anche le scelte, ecco. Mi piacerebbe utilizzare sempre i prodotti ecologici, ma non sempre è possibile. La Winnis è molto economica, però per quanto riguarda la lavastoviglie e
La lavatrice non la trovo così economica come marca. Mi era stato consigliato un detergente per la lavatrice del Penny ecologico che costa poco, però io non ho un Penny molto a portata di mano, quindi lo comprerò di sicuro perché mi ha incuriosito, però come al solito se avete qualcosa da consigliarmi di economico, ecologico, io sono aperta a tutti i vostri consigli. Comunque questo mi è piaciuto e appunto ne ho un'altra confezione, quindi buono. Sempre della Winnis, ho finito questa eco ricarica per i piatti, concentrato, lime e fiori di mela. Mi è piaciuto, è durato tantissimo, ne basta poco, fa una schiuma incredibile, quindi veramente viva avanti. Io penso questo qua di avercelo da quasi un anno. È vero che io lavo poco a mano, perché io do una passata veloce a tutti i piatti, molto veloce, e poi butto la lavastoviglie. Essendo da sola, la lavastoviglie la faccio partire ogni 5-6 giorni, però in ogni caso una passata a mano la do sempre. Mi è piaciuto, mi piace la profumazione, anche se devo dire la verità, sa più di bagnoschiuma, ecco, cioè bagnoschiuma. Non ve lo so spiegare, comunque è una buona profumazione, ma ce la vedo poco sui piatti. Sgrassa molto bene, è buono e vi dura tanto, quindi, e non costa nemmeno tantissimo. Anche questo super consigliato. Poi ho terminato questo acido citrico anidro di Solara, che è la linea di Officina Nature ecologica per la casa. L'ho utilizzato come ammorbidente per la lavatrice. Mi ha fatto puzzare i vestiti, però l'ho utilizzato come anticalcare e mi è piaciuto, però io questo sbattimento di prendere questo, scioglierlo nell'acqua, metterlo nello spruzzino, non lo farò mai più. Quindi non sono prodotti per me, io voglio cose velocissime e questo purtroppo non lo è. Poi ho terminato anche questo concentrato per i piatti di Solara, sempre stessa linea ecologica. Mi è piaciuto, buono. Anche questo ne basta poco, è molto liquido, mentre Winnis è molto denso, questo invece è liquidissimo. È un buon prodotto, ma non credo di riacquistarlo perché non mi è piaciuta la profumazione. L'ultimo prodotto terminato è questo che ve lo faccio vedere in tutti i video, sono l'acchiappacolore di Gamix. Sono 10 pezzi, 1 euro, sono quelli più economici che riesco a trovare, efficacissimi, non hanno mai sbagliato un colpo. Questi li utilizzava mia nonna e ora li utilizzo io. È anni che si utilizzano questi, fantastici. Io butto tutto insieme, a parte i bianchi, bianchissimi, tutto il resto dei vestiti li butto insieme. L'altro giorno ho messo una sciarpina a lavare che scoloriva di rosso in una maniera incredibile. Avevo anche delle magliettine grigio chiaro e è andato tutto bene. Quindi io questi qua li adoro. Se li trovate, prendeteli. Io li trovo al mercato della mia città, al mercato centrale. Non so dove si possono trovare. Io, per esempio, da Attigotà non li vedo, non li trovo. Comunque, se li trovate, Gamex costano 1 euro. Fantastici, ottimi, ottimi, ottimi. Quindi, questi erano i miei prodotti finiti. Mi raccomando, se avete qualcosa da consigliare, scrivetelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. In questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!